Allora, salve a tutti, siamo qua con il nostro noto esperto di questioni inutili e parleremo oggi di che cosa, Carlo? Dello sbarco sulla Luna. Questa intervista doppia in cui io sosterrò che siamo andati sulla Luna 6-7 volte e tu eventualmente cercherai di criticare la mia posizione. Dico bene? Dici. Allora, chi vuole cominciare? Io sostengo che siamo andati sulla Luna e che i complotti sono solo meccanismi psicologici di gente che pensa di aver capito la verità, una verità superiore, e per questo si vuole far bella, ma in realtà siamo andati sulla Luna. Ci sono le risposte in vari documentari della BBC e della National Geographic che contestano tutte i difetti che vengono trovati nello sbarco sulla Luna, e quindi secondo me c'è poco da discutere. Il lemma, il rover e tutto il resto sono ancora sulla Luna insieme con l'impronta di Neil Armstrong. Cosa rispondi tu a questo? Ma io volevo sapere una cosa. Quando il modulo è sbarcato sulla Luna e quando sono scese le persone dal modulo, come mai, se sulla Luna non c'era mai stato nessuno prima, le persone venivano riprese da fuori? Allora, lo sbarco lunare di Armstrong, quando scende la scaletta, è ripreso da una videocamera che si trova sul LEM, all'esterno del LEM. Io non ricordo che ci sia un'immagine di loro che escono dal LEM da lontano. C'è un'immagine di Armstrong che scende la scaletta. La videocamera si trova sul LEM, all'esterno del LEM, e filma, era orientabile da dentro, e filma la scaletta da cui scende Armstrong. Quindi non c'è una stranezza, insomma. È una telecamera che sta fuori dal modulo lunare. Ma dove era ubicata questa telecamera? Sul lato del LEM, evidentemente sul lato destro della scaletta, perché noi vediamo alla sinistra dell'immagine una scaletta da cui, presa leggermente quasi da dietro, cioè da dietro nel senso dalla parte che dà verso il LEM, si vede appunto un'immagine con sulla parte sinistra dell'immagine Armstrong che scende. Non vedi lui che mette giù il piede, vedi il piede che va giù, vedi lui che va giù, è lui che dice quello che dice. E quindi secondo me poi hanno piantato, anche perché sarebbe molto stupido da parte della NASA, se avesse fatto una messa in scena, aver messo le telecamere fuori dal LEM, perché allora veramente bisogna essere sciocchi. Quindi anche avessero fatto guarda, c'è la terza corsia, anche se avessero fatto un fake l'avrebbero fatto bene, quindi il problema secondo me non si pone, tant'è che nessuno ha mai sollevato questa questione, se ci pensi, di tante cose che si sono dette, le stelle, le ombre e altre cavolate, il fatto che non si poteva ripartire dalla superficie lunare con il LEM, eccetera, la bandiera che sventola, quasi fossimo nel deserto del Nevada, che poi non sventola perché la toccano e dicono che l'asticella che teneva in sospensione la bandiera era vibrante, elastico, e quindi se toccata continuava a vibrare in maniera elastica, e quindi dà una vibrazione piccola e sufficiente per far l'alza bandiera alla bandiera. Certo. Interessante. Io credo tuttavia, sì, che ogni buon regista lascia il suo cameo, e Kubrick in quanto tale nel suo modo di fare regia abbia lasciato alcuni punti ad esempio, scuro, per esempio alcuni piccoli dettagli che possono far rivalutare nel futuro l'opera, perché fondamentalmente sì, quell'opera poteva essere smontata, però fondamentalmente rimaneva anche se avessero smontato in mille modi quel filmato, resterebbe il fatto del grande impatto emotivo che ha avuto nei confronti di tutto l'Occidente. Questo è innegabile che abbia avuto un impatto enorme. E questo grande impatto ha portato comunque la Russia
a doversi attivare e quindi... Ma era già attiva, la Russia aveva un programma spaziale pari a quello degli americani. E continuare in questo. Sì, però voglio dire, secondo me era una corsa allo spazio, gli americani l'hanno vinto con difficoltà perché comunque non erano neanche pronti ad andare, questo te lo dimostra l'Apollo 13, ma anche l'Apollo 11 ebbe dei problemi, l'Apollo 14 non gli si aprì un paracadute, insomma ne successe durante gli anni, non erano pronti, solo che dovevano andare, perché non sapevano come erano messi i sovietici erano pronti del pari, ma il loro vettore aveva dei difetti strutturali, perché Korolev è morto prima del 66, così hanno perso il loro genio della missilistica, sono andati avanti a cazzo, come si suol dire, hanno fatto un vettore che aveva dei difetti strutturali, hanno dovuto abbandonare il progetto perché esplodeva ogni volta che provavano a partire, mentre gli americani ci avevano, come si chiama, von Neumann mi pare, che sì, mi pare Neumann, e quello gliel'ha portato avanti il Saturn V. Il Saturn V funzionava, il Proton no. E loro ormai, non è che poi quando sbagli, cioè tu progetti un razzo vettore e dici cazzo abbiamo sbagliato, ne progettiamo un altro. Cioè la NASA, andare sulla Luna è costato parecchio. Non è un appunto, capito? Cioè, abbiamo progettato l'appunto. E tant'è che adesso credo che non sia più, il Saturn 5 non è più prodotto. Per portare i cosi i satelliti usano l'Ariane. Il Proton? Proton usano, sì, c'è una versione migliorata dai russi adesso, però la versione originale la usano per bombardare. No, ci mandano le cose nello spazio, però sarebbe eccessivo, cioè Proton, i razzi vettori hanno una portata di varie tonnellate, tu non devi spostare delle tonnellate per bombardare qualcuno, quello serve a tirare una tonnellata, 20 tonnellate, adesso non so quanto pesava il... E a portarle a una certa velocità. Esatto. Cioè, velocità che... di fuga dall'atmosfera. Esatto. E per fare questo si è speso parecchi soldi. Comunque, secondo me è solo una questione psicologica, cioè la gente per qualche motivazione vuol vedere dei complotti in questa cosa qui. Secondo me ci sono. È ovvio che non si può andare a controllare a piedi domani mattina, però paradossalmente si può guardare con obiettivo che ci sono i resti. Quindi io ho l'impressione che ci sia questo bisogno di andare a cercare i complotti per motivi psicologici da parte di alcune persone. Ma voi credete allora che un'impresa ad impatto emotivo così grande, sì, poteva avere dietro un filmato in tempo reale in cui si potevano vedere tutti gli... Se Armstrong fosse scivolato dalla scaletta, tanto per dire. Potevano anche morire, non solo poteva scivolare. Tu sai quante volte sono andati sulla Luna prima di atterrare? Non è che sono andati lì e hanno detto fammi un giro, vediamo come va. La missione Apollo 10 sono andati contro la Luna e hanno provato a scendere, ma non per prova, proprio faceva parte del programma. Si prova ad andare giù e si torna su senza atterrare. L'Apollo 9 credo abbia fatto solo delle prove intorno alla Terra, eccetera. Cioè, c'è stati 10 missioni prima dell'Apollo 11. Non è che sono arrivati lì e ho detto vediamo come va, come butta. Ho fatto delle prove, giustamente, perché tu non sai che cosa andavi a trovare. Qualcosa lo sapevi, ma non puoi saper tutto. Allora, certo che c'era una grossa componente. Considera però che i 1.000 miliardi che hanno speso avevano anche una statistica di errori possibili, di controprocedure, di meccanismi di salvataggio di vario tipo. Tant'è che l'Apollo 13 comunque sono riusciti a riportarlo a casa nonostante un disastro abbastanza grave. Che non è che c'era il meccanico lì, ci fermiamo in officina, sono dovuti tornare loro. Quindi era come tutte le cose, a livello di intelligenza ingegneristica hanno considerato tutto. Solo che siccome sono andati in un ambiente altamente diverso da quello in cui tu sei abituato a sviluppare la tecnologia, si sono presentati anche altri problemi e loro lo sapevano e non li potevano nemmeno prevedere, perché è statistica che ci siano dei problemi sconosciuti, eccetera. Alla fine sono riusciti a tirarne fuori la testa, a differenza dei russi che neanche sono riusciti a partire in quel caso lì. Allora, io so per esempio che Nixon aveva un comunicato stampa da leggere in caso la missione fosse andata male, già pronto. Il loro coraggioso esempio resterà nei secoli, eccetera, eccetera, peccato che sono morti. Perché non sapevano se sarebbero tornati. Cioè, non è stata una passeggiata andare per la prima volta sulla Luna, È stata una cosa di grande coraggio. Secondo me è l'evento più importante del XX secolo. Qual è l'ultima volta? 72 mi pare, Apollo 17. Dovevano andare con l'Apollo 18, però la NASA ha detto no, basta. Il governo americano ha detto no, voi spendete troppo. Basta.
tanto andate a prendere solo i sassolini. E il Challenger te lo ricordi, lo shuttle? Quello che è partito con i razzi vettori. Quello che è partito con i razzi vettori ed è scoppiato subito. Sì, poi quella, la Columbia è esplosa dopo e poi ce n'è un altro che ha avuto un incidente. Che non mi ricordo quale, ce ne sono partiti tre di cose. Va bene, quindi ti ho convinto che siamo andati sulla Luna? Ma sul fatto che ci possiamo essere andati, io non ho mai avuto dei grandi dubbi. Sul fatto che il filmato possa essere stato fatto anche altrove per non... Ma potrebbe, potrebbe essere, però non ci sono le prove in tal senso. Tutte le contestazioni sono smontabili. Potrebbe essere stato fatto altrove, ma a quel punto lì, cioè, tutti gli indizi indicano che loro sono andati sulla Luna, ci sono gli indizi. Anche io potevo fare un film a Senigallia, potevo farlo a New York. Certo che non è facile fare a New York, ma lo posso fare anche a New York. E il discorso è che se io ti do tutti gli indizi che l'ho fatto a New York, tu o mi trovi delle prove, non solo il discorso di dire, ah vabbè, però è un complotto, non si capisce, quella su e giù. Ho capito, ma che discorso è? Un discorso semplicistico questo. Cioè, noi dobbiamo basarci sui fatti, sulle prove, se no si può contestare tutto. Questo è un filmato che ha delle cose che lasciano interdette. Cosa? Dici quali? Per esempio, le ombre. Le ombre sono storte anche sulla Terra, dipende. Le ombre sono da una fonte luminosa unica, sono distorte a seconda di che terreno vanno a cadere. Le ombre non sono tutte parallele. Il vento. Il vento non c'è. Se ci fosse vento sulla Luna, quando passano vicino alla bandiera, la bandiera si sposterebbe. Loro passano velocemente più volte quando vicino alla bandiera. La bandiera è immobile. Cioè, sono tutte... A queste cose, senza che rispondo io, è stato risposto benissimo da un documentario. Perché sventolava la bandiera? Perché era... Non sventolava, vibrava. Una piccola vibrazione che crea sventolamento. Ascoltami, se tu vuoi simulare la bandiera in un ambiente senza aria, non la fai di tessuto. Ci metti della lacca, porca troia. Vuoi che la NASA non avesse un po' di lacca? Eh? Cioè, ti pare che sono così ingenui? Gente che, voglio dire, nello spazio ci sono andati, hanno fatto dei conti, hanno speso dei soldi. Tutte le obiezioni sono contestabili. Secondo me il filmato potrebbe essere fatto altrove, però ovviamente non ci sono prove su questo argomento. Bisogna citare che siamo sulla Luna, se no ti compri un bel binocolo. Il problema è che siamo andati sulla Luna. Anche se non ci fossimo andati, non ci sono veramente prove per dire che non ci siamo andati. E allora secondo te perché la gente, c'è un 10% del mondo che pensa che non ci siamo andati? Perché ci sarà sempre un 10% del mondo che sarà disposto a qualsiasi cosa per poter negare quello che viene raccontato dalla televisione. Va bene, su questo io concluderei la video. Anche perché abbiamo superato i 10 minuti, secondo me. 13 minuti.